Nuovamente indeciso tra il piromante e il distruttore. Media distanza, evocatore fuoco, corta distanza. Contro i miei incendi, interi squadroni e curando le tue ferite man mano che i nemici vengono consumati dalle fiamme. Sono veramente indeciso tra il piromante e il distruttore. Schierati in prima linea perché c'è scritto che il distruttore è corta distanza. Il piromante è media, ma non capisco che cosa significa media e corta, più che altro. Corta distanza, se la mettiamo in fatto di armi, corta distanza, fucile a pompa, media distanza, mitragliatore. Se devo prendo un mitragliatore, a me piacerebbe il mitragliatore. No, dico, te l'ho semplificata, se parliamo come Sì, se parlassimo di armi. quello sì. Perché poi c'è lunga distanza e corta distanza anche con il mistificatore. Oh, cazzo, Evocatore, anche fuoco. questo. Coriaceo, non fugge davanti ai pericoli. Porca Quasi quasi faccio puttana. il Anche piromante. Così la provo comunque come classe in questo qua seguito. sarebbe Puoi bello. giocare una volta scelto, non potrei cambiare classe in seguito. Piromante o distruttore? Ma sì, dai, facciamo il piromante, dai. Mi piace incendiare un po' le cose. Magari la prossima volta, aspetto. Che cosa? Cazzo, c'è Mad Max a 7 euro. A noi ce l'hanno regalato col PSN. Che in verità io l'avevo comprato. L'ho platinato e poi ce l'hanno regalato anche col PSN, Spati. Fantasy 8 Remastered 10 euro. Giustamente avevo un'armatura della Madonna, ma a patto nudo coi piedi, coi piedi nudi. Ma come? Devo andarmene da qui. L1. La Madonna! Bellissimo quello del fuoco. Cioè, ti fa un muro di fuoco e piglia tutti quelli che hai davanti praticamente. Bellissimo. Ah, comunque ti Devo consiglio di superare tutto questo. modificare Qualunque cosa accada, non starò da questa parte la del mondo. visuale, diciamo. Cioè la sensibilità. L'ho messa a 5 a posto di 6. Ah, merda! Sei troppo. Eh sì, è troppo. Cioè, o ti ci E abitui. voi chi diavolo siete? Prima si Oh spara e cazzo. poi si parla, allora! Porca troia. E io pifo, faccio così. Sono stato lì. Cosa mi sta succedendo? Ah, buono. Un gioco di pensiero. Cerchio, cerchio. Minchia, è caduto a terra quello. Fuciliere. Minchia, ha sganciato giù un'arma. Vediamo cosa posso raccogliere. Non penso. Davanti a me? Va bene. Piano fuoco tutti! Io gli sparo poi dopo. Porca troia, dove cazzo sono quelli? Vai, vai, corri, corri, devo andare più avanti. Si capirà mai sta cosa. C'era il pianeta che era bellissimo, è andato in ibernazione e si è svegliato in mezzo alla guerra praticamente. Ma al solito. Dai, cioè, veramente c'è il ricupero delle armi che fa un po' paura però. Raggiungi la trovata del campo di battaglia. Dai, sganciati un po'. Munizioni. Qua c'è qualcosa da recuperare. Aprire. Che mi ha dato? Figa, il bullseye. Subito, minchia cecchino. Mantenete la posizione!
Hanno un mostro di rata. Stanno scappando da me. Va bene. Potrei abituarmi. 93 di colpo alla testa. Preso. No, il cazzo liscio. Preso. Preso. Minchia, gli scoppia la testa. Preso. Scoppia le teste praticamente. Hanno un mostro dalla loro parte. No, schivato. Liscio. Preso. Testa partita. Dov'è che... Dov'è che sono loro qua? Gli altri nemici davanti. Ok. Bughi bughi bughi. Eccolo. Bughi. Assaltatore. Cazzo, fine di colpi. Preso. Ah, mi spara di colpi di mortaio. Bello. Scoppiato via quello. Ma cazzo, granata. Prendo veramente vita più... Mortacci tua, prendo vita se incendio i nemici. Preso, morto. Gente là sopra. Cazzo, ho mancato. Preso. Che è quello? Però mo mi lancia una granata, io lo so già. Cazzo, eccolo. Minchia, le teste che partono praticamente ogni volta. E c'è morto. Queste luci, questa tempesta l'ho già vista nella foresta durante l'atterraggio. Ah, di rifornimento. Là invece che cazzo c'è altre munizioni. Sì, altre munizioni. Se ci posso... qua c'è l'equipaggiamento, mi sa. Eccolo qua. Che cos'è? Fucile a pompa. No, raccogli soltanto. Fucile a pompa arrugginito, non ne faccio chissà che. Ripulisci l'aria, le trincee, completato. Ole! Piromante! Fucile a bomba, potrebbe. Cioè, però, non l'ho equipaggiato. Sa che ci sono tipo anche le ultime, perché mi dà un botto di abilità in più, che però adesso non posso attivare. Oddio, esploso tutto. Ci muori tu, eh? Non può essere vero. Oh, e qua perché c'è uno con... coi teschi? Lanciafiamme. Crematore, bellissimo. Mi sa che a questo non gli faccio un cazzo col fuoco, ma vediamo. No. Cioè, c'ha il lanciafiamme, ma si fa male lui col lanciafiamme. Cazzo. Un bel crematore. La carica incendiaria fa quello pure. Cazzo. Quello ci muore, mo.
Infatti c'è morto. Livello 3. Allora, per cambiare di assegnare i punti abilità. Vediamo un attimo. Dov'è abilità? Fiamme divoratrici. Seleziona un nemico e lo attira verso di te, infliggendo 34 danni, assorbendo 34 di salute e infliggendo lo stato cenere. Tipo immobilizzazione barra interruzione, 16,5 secondi per la riattivazione, mi sa poi dopo. Sì, L1 R1, ok. Classe invece? Ah, vedi che per ogni classe c'è anche il fatto che puoi potenziare la tua classe. Aumenta i danni delle armi, come... Cos'è questo? Aumenta il tuo assorbimento con armi del 5%, non so cosa sia. Beh, ma quante cazzo di ce ne sono poi? Tornado di fuoco, tempesta di fuoco, bordata cinerea, cioè una roba bellissima. E poi ci sono gli encomi. Entrano e si sbloccano. Saluto ai mot. Il motivo, questo cos'è? Legate insieme, personalizzazione stendato insolito. Boh. È bello, non è male. E niente. E io mi sa che aspetto te, perché almeno così ce la giochiamo insieme più che altro. Poi mi dice sopravvivi. Vediamo un attimino di sopravvivere un attimino, magari di andare. Dove è sto L1 più L1? Che cazzo è? Ecco, ci sarà qualche mini boss sicuro. Missione completata, carneficina, niente, allora ho fatto già. Sono sopravvissuto, mi ha detto. Fa la scena B, la scena B. Mutazione. Ho sentito la tempesta nelle tue vene, ho sentito l'odore di Enoch. Voi siete una genia di abomini, gli esiliati. Tu che cazzo saresti? Outrider. È impossibile. Così tanto potere sprecato, così tanta confusione. Tu vuoi delle risposte. Qualunque cosa fossi prima, adesso sei altro. È una nuova vita. Non sprecarla. Chi? Chi era quello? Lord Seth? Una mutazione. Io sono solo un misero uomo. Mutazione? Ma che cazzo significa? Tu... tu non sai cosa sei. Dove hai rubato quell'uniforme? Non l'ho rubata, è mia. Ah, sì? Se sei un Outrider, combatti la musica sbagliata, mutazione. Ma di che cosa stai parlando? C'è un maresciallo, ti spiegherà. Vieni. Il grande maresciallo ti spiegherà. Minchia, guarda che cazzo di casino che è successo qui dentro, sto cazzo di cosa. Porca miseria. Un bordello. Un altro caricamento, giustamente, perché sennò non sono contenti. Abbiamo fatti altri caricamenti. Madonna, ragazzi, madonna. Tornio Cloud. No. I ribelli si fanno chiamare gli esiliati. Olè. Bisogna vedere anche come funziona il sistema di invito amici. Cosa stai vedendo? Qualche video su Facebook. Ah, ma di cosa? Di Outriders? No, su Facebook, non su YouTube. Ah. Perché è una frase che ho già sentito, il fatto dell'armatura. Sembra diverso. Ah.
anzi, come direbbe Andrea, che in Ciro. Allora, dov'è? Che cos'è? Dai, vai, vai. Sono un po' pitinuti, no? Fai tutto quello che è necessario, Tanita. Shira. Ce l'hai fatta? Forse preferivi il contrario. Vieni dalla loro zona, hai informazioni per noi? Mi stai prendendo per il culo. Senti, ho una guerra da vincere. Aiutami o ritorna nel criosonno. Ehi, aspetta. Mi sono svegliato e trovo questa merda. Ho dormito per chissà quanti anni. Per 31 anni. E io per 31 anni ho visto gente combattere e morire mentre tu ti rilassavi nel criosonno. Scusa tanto se non ti ho organizzato una festa di benvenuto. Che cosa ti è successo? È stata l'anomalia. Ecco cosa mi è successo. Cioè quella tempesta. Gli dicemmo che non dovevano atterrare. Ha fritto ogni tecnologia più avanzata di una carrucola. Tutti i dati spazzati via. Niente coltivazioni o farmaci. Ci siamo ritrovati al punto in cui eravamo sulla Terra. Ad ammazzarci tra di noi per rubarci quel poco che c'era. Perché non vi siete spostati? Gli Outrider avrebbero... Gli Outrider sono morti. Cosa? L'anomalia ci tiene bloccati in questa valle. Non possiamo muoverci da qui. Lo vuoi capire o no? Credi che sia un sogno? È tutto reale, credimi, è fottutamente reale. Che la cosa ti piaccia o meno, ti toccherà restare qui nel fango, come tutti noi. Non dovevi svegliarti. Sì, e perdermi tutto questo. Gran Maresciallo, è troppo tardi. L'hanno preso i seguci, l'hanno portato sottoterra. Beh, va a riprenderlo. Ah, mi dispiace, ma non è un problema nostro, signora. Non perdo uomini per Jacob. Jacob? È ancora vivo? Non per molto, a quanto pare. Allora vado a cercarlo. Signora? Signora? Non importa, ho risolto. Oh. 50% di lottami in più. Che è successo? Livello del mondo, impostato livello del mondo superiore, aumenterà la difficoltà del gioco ma otterrai anche bottini migliori. Premi sul livello del mondo per selezionare un altro livello e riscattare nuove ricompense. E sto a 2. Reclama ricompense, ok. Reclamate una ricompensa, che come cazzo si fa a fare? Minchia, ma quanti cazzo di livelli del mondo ci sono? Ce ne sono fino a 15. Divenire nemici più 12, modificare il tabottino 500. E qua più vai avanti con i livelli e meglio è. Lo so. Non gioca con i tuoi amici, livello 3. Squadra sto da solo. Ma com'è che faccio a vedere il mio inventario? Mappa della missione. Ma tanta roba che c'è. L'inventario invece... C'ho solo i pantaloni, ma sto sempre a piedi nudi, magliettina corta, bellissimo. E niente, non riesco a capire dove cazzo si va per il fatto di... Non sposto oggetti. Ma che cazzo è che mi ha dato un coso, ma non ho capito come cazzo si... Come cazzo si usa. No, incomi no, inventario no, mappa della missione no, diario neanche. Menu personalizzazione, vediamo un attimino come cazzo è. E... Questo perché non lo posso usare, mo? Perché fa schifo quel coso lì. Ah, cioè io ho il fucile d'assalto questo qua. Se... Come cazzo è qua? Oh, merda. È sempre fatto allo stesso modo, ma è fatto, cioè... Oh. Personalizzazione visuale, no, no. Questo cos'è che è? Il cecchino, la pistola... Ah, per come... Tipo la personalizzazione delle cose, le corazze invece... Corazze... Madonna, che visto. Qua cosa c'ho? C'ho un cazzo. Perché effettivamente non c'ho niente.
E niente, mo stoppo un attimo e poi la riprendo, riprendo da quando poi partiamo insieme.